Vi salutiamo, carissimi fratelli, carissime sorelle, e continuiamo con le nostre riflessioni. Oggi parliamo dell'immacolatezza. Non si può entrare nel regno di Dio sporchi, incompleti. Soltanto puri si entrano nel regno di Dio, dice Apocalisse. Quando parliamo dell'immacolatezza, parliamo della nostra offerta attraverso il cuore immacolato di Maria. Sia l'argomento dell'immacolatezza, sia l'argomento della Madre di Dio, attraverso la quale noi ci offriamo, diventa un tema dove dobbiamo essere molto attenti. Prima di tutto, quando si parla di Maria in questi tempi, di affidamento a Maria, certi credenti lo fanno come una recita. Affidamento a Maria è qualcosa di più, molto di più quando si tratta dell'offerta attraverso il suo cuore a Gesù. C'è un altro argomento che tira la nostra attenzione. Oggi sembra che il culto di Maria è contrario al dialogo interreligioso tra i cristiani e per una comprensione religiosa di tutti i popoli di diverse religioni. Cercheremo di sviluppare questo argomento presentandolo così come è, in Dio, come Dio lo vuole, non come noi lo desideriamo. A questo proposito ci chiediamo che cosa vuol dire immacolatezza e lasciamo che sia Gesù a dircelo. In un messaggio che abbiamo già citato, che è molto importante, dove Gesù parla del futuro del suo popolo, è un messaggio dell'8 settembre del 2011, Gesù ci dà una definizione dell'immacolatezza. Parlando del suo popolo, dice che il suo popolo dovrà essere immacolato come Maria. E dice: l'immacolatezza non è perfezione. Non pretendo che siate perfetti perché solo Dio lo è. Non è neppure la semplice purezza sessuale. La vera immacolatezza è lo spogliamento dai vostri interessi e ambizioni personali. È la sincerità totale davanti a me e al vostro prossimo. È la capacità di riconoscere umilmente i vostri limiti, chiedendo aiuto a Dio e ai fratelli, senza nascondervi dietro giustificazioni inutili e dannose, ma ponendovi di fronte al nostro Maestro, al vostro Maestro. L'immacolatezza è sinonimo di integrità. Gesù aggiunge anche: vi assicuro che non riuscirete ad essere integri senza l'aiuto di mia madre, la Vergine pura e santa che vi ho donato come madre. Dall'alto della croce l'ho affidata a Giovanni ed egli l'ha accolta a nome di tutti voi. Non ho affidato a Giovanni una povera donna sofferente, ma una madre potente, la donna che ha ricevuto dal Padre il compito di schiacciare la testa del serpente. E Gesù dice tra l'altro una cosa molto forte, dice che la lotta contro le forze del male si farà sempre più forte. Verrà il giorno in cui il cuore di mia madre sarà per voi l'unico rifugio sicuro, perché la sua immacolatezza vi metterà al riparo dalle sottili insidie del demonio. Vedete quindi come la immacolatezza non può essere disgiunta da Maria, perché è difficile arrivare all'immacolatezza senza la sua mediazione materna e senza la sua purezza che ci avvolge, che ci porta direttamente a Gesù.
Abbiamo avuto delle testimonianze dalla prima chiesa, da San Pietro. Che cosa? Per loro apostoli era la madre Maria. Che cosa era la sua preghiera? Abbiamo testimonianze di questi tempi in cui viviamo e i quali ci spingono ad arrivare al Cristo attraverso il cuore immacolato di Maria, che è vissuto molto fortemente nei fratelli fedeli a Dio dall'inizio del loro percorso ed è vivo in tutti quanti i cristiani dell'universo che si sono convertiti. Ascoltiamo. Dobbiamo dire che la preghiera di Maria era ben presente nella prima chiesa. Del resto, gli Atti degli Apostoli, al capitolo 1, al versetto 14, dice proprio che gli apostoli erano tutti concordi e che si riunivano regolarmente per la preghiera con le donne, tra le quali Maria, la madre di Gesù. Quindi questo noi sappiamo dagli Atti degli Apostoli che era una prassi abituale. Maria era presente. E San Pietro, in un suo messaggio, sia quello che ho citato prima, sia il messaggio di San Pietro, lo trovate nel libro 2012. Il messaggio di San Pietro del 21 agosto 2012 parla proprio di questa esperienza della presenza di Maria e dice: la preghiera di Maria, madre di Gesù, ci sosteneva particolarmente. Vorrei che comprendeste bene che cosa era per noi e che cosa è per voi la preghiera della madre. Attraverso di lei fluiscono la luce e la potenza di Dio. Senza di lei avremmo difficilmente potuto affrontare la tremenda reazione dei sacerdoti, degli anziani, degli scribi e dei farisei, che vedevano minacciato il loro potere e sconvolta la loro dottrina. Questa era l'esperienza degli apostoli e dei primi discepoli, ma anche oggi possiamo dire che nel mondo in cui viviamo non è facile essere cristiani. Anche noi ci troviamo oggi ad affrontare quelle stesse sfide che affrontavano gli apostoli e i discepoli. E ancora una volta la preghiera di Maria ci sostiene, ci protegge, ci illumina, ci comunica la luce divina. E dall'altra parte abbiamo già visto che Gesù vede proprio il futuro del suo popolo come un popolo immacolato e parla espressamente di Maria che ci è stata mandata più volte sulla terra. Ci è stata mandata perché il suo amore dice vi riportassi a me. È lo stesso messaggio di prima del futuro del mio popolo. Dice Gesù che la madre vi è stata mandata tante volte affinché il suo amore vi riportasse a me. E la sua vicinanza vi aiutasse a superare le difficoltà dell'esistenza terrena. Mia madre è apparsa innumerevoli volte sulla terra e non è venuta per dar vita a discussioni a tavole rotonde sui fenomeni soprannaturali. Neanche è venuta per generare fanatismi o sentimentalismi, ma per richiamarvi alla vera fede. La Madonna è apparsa nei momenti più delicati della vita della Chiesa e della Terra per aiutarvi ad andare oltre tutte le difficoltà. Vi ha sempre gettato un ponte verso Dio, coprendo con la sua misericordia tanti vostri peccati. Non dimenticatelo e pentitevi per tutte le volte che non l'avete accolta, anzi l'avete derisa, l'avete rifiutata. Dico anche a voi pastori, pentitevi e sapete bene perché. Ora credo che queste parole ci debbano interrogare, soprattutto quando Gesù continua dicendo: il futuro del mio popolo non potrà fare a meno di Maria. La mia chiesa sarà mariana o non sarà la mia chiesa. Sono parole molto forti che oggi ci interrogano particolarmente, proprio in un momento in cui assistiamo a una presa di distanza da parte anche di una buona parte di gerarchia cattolica dalla figura di Maria, che diventa scomoda, diventa un inciampo nel dialogo con i fratelli protestanti o con altre religioni, come dicevamo prima. Ecco, ve lo ripeto,
La mia chiesa sarà mariana o non sarà la mia chiesa. Però non dobbiamo dimenticarci che Maria non ha soltanto un compito di radunare il popolo della terra, di illuminarlo con quella parola, con quella benedizione che tante volte Dio ci dà attraverso di lei. Gesù continua dicendo: Maria radunerà sotto il suo manto gli uomini di ogni pianeta dell'universo e li offrirà a me, come una vera madre. Maria è regina dell'universo come io ne sono il re. Come tale sarà accolta e venerata da tutti i figli di Dio, ovunque si trovino. Sarà madre di tutta l'umanità. Quando un uomo rifiuta la propria madre, rifiuta la vita. Perciò chi rifiuterà Maria non avrà parte alla mia vita. Guardate che queste sono parole tremende. E qui, fratelli e sorelle, veramente, se siamo cristiani, non dobbiamo avere paura di essere tutti di Maria. L'affidamento a Maria e la nostra appartenenza a lei è fondamentale. Ce lo ricordava sempre il Santo Papa Giovanni Paolo II, che aveva fatto del suo affidamento a Maria e del Totus Tuus tutto il filo conduttore del suo pontificato. Perciò non discostiamoci. Quando parliamo di Maria, parliamo della donna immacolata, la madre immacolata. E siamo chiamati tutti quanti a arrivare alla vita immacolata che lei ha ricevuto nel momento del concepimento. Noi dobbiamo percorrere la strada a senso opposto a lei, noi dobbiamo arrivarci. Quando si parla dell'immacolatezza, la parola è scomoda. Allora le interpretazioni sono: ma questa è idealizzazione, ma io non posso essere immacolato. Noi nella Chiesa siamo persone fragili. La Chiesa non è dei perfetti, ma è dei fragili. Sono tutti aspetti validi da un certo punto di vista. Però dobbiamo seguire la strada dell'oggettività. Dio ci vuole integri, immacolati, nella pienezza, nel suo regno o no? Io voglio sottolineare in modo particolare alcuni punti. Noi non ci salviamo da noi stessi per mezzo delle nostre opere. San Paolo esclama tante volte: per grazia siamo salvati. Allora ciascuno di noi deve mettersi in un atteggiamento di cogliere, raccogliere quello che Dio ci dà e che Dio ha preparato. Altro punto che voglio sottolineare è: se noi decidiamo di arrivare a Dio con i nostri mezzi, siamo destinati a fallire. Invece, Gesù Cristo, con la sua Pasqua, con la sua morte e risurrezione, ha messo in noi una potenza della grazia che orienta tutto il nostro essere verso la piena realizzazione, vuol dire essere purificati, trasformati e portati alla pienezza. Nella nostra debolezza noi sappiamo citare certe frasi nella Chiesa, la comunione dei santi ci sostiene, completa dove noi non arriviamo. Chi sono questi santi? Questa frase è una frase magica. Quando parliamo dei santi sappiamo chi sono.
E tra i santi spicca la Madonna, la Madre Immacolata. Perché è creata Immacolata? Per poter cogliere in modo immacolato la vita di Dio e incarnarla e generare Gesù Cristo. Ma nello stesso tempo lei è la madre di ciascuno di noi. E ci vuole la Madre Immacolata perché in ciascuno di noi possa nascere la vita integra, completa, perché ciascuno di noi possa essere promosso. E in questo senso nessuno può proteggerci in questi tempi se non Immacolata. Pensate a un'aura attorno a noi Immacolata. E pensate che siamo immersi nella vita immacolata. Satana non ha accesso più. Il principe di questo mondo non ha potere più su di noi. Allora siamo attenti quando riflettiamo della Madonna, della vita immacolata, dell'immacolatezza. Lei è la Madre Immacolata e nessuno di noi, nessuno dei santi ha raggiunto la vita in Dio come lei. È data da Gesù per noi, perché possiamo percorrere la strada e arrivare dove sta lei, in ordine che Dio ha prestabilito. Se osservate il mondo oggi com'è, voi vedete con quanta tenacia il demonio attenta all'immacolatezza delle persone, alla purezza su tutti i livelli, nei pensieri, nelle parole, nel corpo dell'uomo, in tutto. Perciò, una delle ragioni per cui dilaga questa, come possiamo dirla, impurità è proprio perché è venuto a meno anche il culto vero, sincero della Madre di Dio. Le nostre nonne, le nostre madri risolvevano i problemi più scottanti nelle famiglie, nel mondo, con la corona del rosario in mano, non ce ne dimentichiamo perché sono cose importanti. Ma anche qui vorrei portarvi una citazione dal nostro libro L'universo e i suoi abitanti, a pagina 285, dove lo Spirito Santo parla proprio dell'affidamento a Maria. Come un punto importantissimo. E dice: l'affidamento a Maria è di vitale importanza. Come ogni uomo nasce nella carne da una madre, secondo l'ordine della natura, così ogni uomo rinasce nello spirito da una madre, secondo l'ordine della grazia. Comprendete bene questo: se non rinascete nel grembo di colei che ha generato il Dio uomo, non giungerete alla pienezza, sarete deboli nel vostro cammino. Rischiereste di non raggiungere la meta se Gesù non vi affidasse alla Madonna. Tuttavia, occorre anche il vostro personale affidamento a Maria. Anche voi dovete fare la vostra parte, lasciando nelle sue mani, nelle mani di Maria, la vostra vita con fiducia. La madre sa cosa vi occorre. Il suo cuore batte all'unisono con quello di suo figlio Gesù. La vostra madre santa è tutta pura e vi indica la via della purezza. È potente e vi difende dal male. E poiché è madre, vi accoglie quando soffrite e vi comprende. Vi richiama dolcemente quando sbagliate. Ma non vi ferisce mai, perché è la più tenera delle madri. Maria Santissima, capolavoro di Dio, vi è stata donata da Gesù sotto la croce come madre, affinché vi accompagni sul cammino della santità e del ritorno a Dio. Non vi lascerà finché non vi avrà portato in salvo fra le braccia di Dio. Non lasciatela neppure voi. Se volete che la vostra santificazione sia più facile e più veloce. Mi sembra che non c'è molto da aggiungere a questo. Ecco,
Mi chiedo perché se Dio ci affida e ci dà un dono così grande, noi dovremmo rinunciare a questo dono. Magari perché qualcun altro ha rinunciato, perché dovremmo rinunciare anche noi? Noi rinunciamo ai doni di Dio, perché nei doni di Dio spesso c'è la nostra salvezza e la salvezza del mondo. All'inizio della Bibbia, dove è stata data la promessa della donna, è annunciata una lotta, una guerra tra la stirpe della donna e la stirpe del serpente. Noi siamo nei tempi, entreremo sempre di più nei tempi di questa battaglia. E la Madonna è in prima linea a condurci verso Gesù Cristo e per mezzo di Gesù Cristo, con Gesù Cristo, nel regno di Dio. In prima linea perché è la madre. In prima linea perché è la madre potente, potente e immacolata. E in prima linea perché nessuno può avere la sensibilità per i figli come una madre. Allora, liberiamoci da una tentazione della nostra autosufficienza che si propaga in questo così dialogo interreligioso dei buoni pensatori. L'ordine di Dio è perfetto. L'ordine di Dio manifestato non si può sovvertire, altrimenti andiamo nella bocca del serpente. Non possiamo diventare immacolate senza immacolata. È creata immacolata in favore di tutti i figli di Dio. Stiamo attenti. Non si può rinascere integri senza la vita immacolata dentro. Allora, concludiamo con la nostra riflessione che l'immacolatezza chiede da parte dell'uomo l'integrità nella risposta al Cristo e alla sua Pasqua, al suo passaggio, per partecipare pienamente alla sua risurrezione, alla sua ascensione per entrare nel regno di Dio. Questo sviluppa in noi integrità dello spirito, integrità della nostra anima. Allora possiamo così combattere la fonte del male che distrugge, che corrompe, che trascina gli uomini. La mia esperienza sacerdotale, la mia esperienza da cristiano è l'esperienza che tutto questo percorso non potrei percorrere senza essere affidato a Maria Immacolata. E questo è obbligo per tutta l'umanità, come abbiamo sentito nella citazione Stefania. Allora il popolo che desidera marciare verso la creazione nuova ha questa strada, l'offerta della vita a Gesù attraverso la Madre Immacolata. Per essere il popolo immacolato, integro, entrare nella pienezza della vita. Io vi benedico assieme a Maria Santissima e nello stesso tempo vi dico coraggio. Non aspettate che qualcuno vi dice la Madonna è così, cos'ha. Se voi amate Dio, voi riconoscerete la vostra madre. Vi prego, non confondetevi, andate a Medjugorje. Ma cercate la Madonna, non cercate qualche cosa per voi stessi, ma cercate la vita immacolata, integra. Allora sui vostri volti brillerà la Madre di Dio.
Voglio aggiungere anche un altro punto molto importante. Accettando la Madonna, programma di Dio nella Madonna San Giuseppe si è associato nella comunione con lei a essere il nostro custode, il nostro protettore. Voglio dire alle donne, non troverete la vostra affermazione se non attraverso la Madre di Dio, scoprendo la sua bellezza, la sua sensibilità per Dio, e non potrete essere madri vere che portano la vita di Dio ai vostri figli senza la Madonna. Ma anche voi uomini non entrerete in armonia del vostro essere se non accettate quella vita in Maria, come l'ha accettato San Giuseppe. E la mia benedizione con Maria e con San Giuseppe scenda su tutti voi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito.